Eccoci qua, dovremmo esserci. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla seconda diretta Instagram che in questi giorni abbiamo pensato di realizzare sul nostro profilo Instagram. La campagna è quella promossa dal Ministero Sport e Salute e la campagna Distanti ma Uniti è un modo che abbiamo pensato per tenervi compagnia, sappiamo tutti che dobbiamo rimanere a casa ancora per un po' di tempo, sono giorni complicati per tutti e quindi dobbiamo stare a casa e dobbiamo cercare di occupare il nostro tempo nel miglior modo possibile, anche per arricchirci un po'. Abbiamo tenuto qualche giorno fa con Matteo Zuretti, direttore di relazioni internazionali per NBPA, che ci ha spiegato il suo incarico, il suo ruolo. Il secondo, oggi lo vedete già qui a farci compagnia, con Alessandro Mamboli. Urge una mini presentazione? Forse no. Comunque, voce di Sky Sport, amico della pallacanestro, se non altro Alessandro, perché hai frequentato quasi tutti i ruoli, tutti gli incarichi che si possono seguire all'interno della pallacanestro, da giocatore ad allenatore, a formatore e ora giornalista. A livelli alterni, però possiamo dire di sì. Senti, mi verrebbe da chiederti dove stai, ma credo che non sarebbe una grande domanda per iniziare. Sto a casa mia da un bel po'. Sono uscito 3 volte per fare la spesa e 2 volte per andare a Sky. Sto lavorando da casa quasi sempre, a parte qualche volta dove devo andare a fare degli studi live. Io ho la fortuna di abitare veramente a 5 minuti da Sky Sport, dalla sede di Sky, però sono rimasto tanto, tanto, tanto in casa. Non ho cambiato granché le abitudini, perché io non sono uno che in situazione non di emergenza è abituato ad andare in giro e a strafare. Di solito sto a casa, quindi non ho cambiato granché, però ho cercato di rispettare ancora di più tutto. Non sono proprio mai uscito. Bene, oggi tra l'altro è un giorno particolare per lo sport italiano, per il basket mondiale, perché questa mattina sono usciti i primi due episodi di Last Dance e poi nel pomeriggio ci sei te sul nostro profilo Instagram, quindi voglio dire tutto insieme nella stessa giornata, non è un caso che abbiamo scelto questo giorno. No, diciamo che l'importanza è un po' diversa. L'hype per Last Dance era un po' più alto rispetto alla nostra, con tutto il rispetto per noi e per voi, però da quanto se ne parlava, penso che Last Dance è interessante secondo me la questione Last Dance, perché capisco l'attesa, però sono riuscito a capire forse cosa significhi per la generazione dopo la mia e quella ancora dopo. Non lo so se io e te siamo quasi coetanei o comunque facciamo parte di una generazione. Non dico che per noi non è nuovo Michael Jordan, un po' l'abbiamo vissuto, è ovvio che con la profondità che c'è nel racconto di Last Dance ci sono delle cose che vedi nuove, che scopri, le vedi anche a livello di proprio di inside diverso, però mi fa sorridere appunto come ci sia quasi la scoperta del tesoro per qualche generazione, mentre per noi è un ritorno al passato quasi. Tu sei riuscito, tanto non c'è il rischio di fare spoiler in questo caso, sei riuscito a vederla in anteprima, sei riuscito a vederla tutta già? No, io ho visto solo piccoli spezzoni, ma me la sto tenendo per stasera perché oggi ho dovuto lavorare parecchio e quindi Vabbè. Non l'ho ancora visto, però questa sera intorno alle 21 ho promesso che chiudo tutto il computer e mi metto a guardarlo. Vale, la curiosità mia, e chiedo a te, sei sicuramente molto più addentro di me, di molte delle persone che ci stanno sentendo. Loro hanno seguito per un anno, come dicevi, da Insight, hanno avuto la possibilità di entrare nello spogliatoio dei Chicago Bulls nell'ultimo anello vinto da Michael Jordan. E poi questa produzione, se non sbaglio, prodotta da ESPN, esce 22 anni dopo. Come, cioè, perché tutto questo? È come fare un documentario su un europeo vinto nel 99, più o meno. Esatto, tu dici ne so qualcosa, ma allora, secondo me ci sono diverse componenti che sono interessanti. La prima è che forse qualcuno non lo sa, ma per tanti anni Michael Jordan, credo lo sia tuttora, perché poi sai che sulle questioni dei diritti sono anche molto complicate, quindi non mi voglio addentrare, anche perché poi veramente bisognerebbe essere dei legali o quasi degli avvocati per conoscere esattamente tutto, però per tanti anni, te lo dico perché noi a Sky, quando abbiamo cercato di fare delle cose su Michael Jordan,
te ne dico una, Federico Buffa racconta Michael Jordan, è una delle uniche poche cose che siamo riusciti a fare. Siamo dovuti passare attraverso una trafila di richieste, di autorizzazioni, perché Michael Jordan era proprietario delle sue immagini. Quindi, se tu volevi utilizzare le immagini di Michael Jordan, dovevi chiedere autorizzazione a lui. Questo è il motivo per cui, secondo me, oltre al fatto che chiaramente, adesso ribadisco, un po'. So il contenuto perché l'ho seguito, perché ho parlato con delle persone che ci hanno lavorato, però diciamo che vai, essendo proprio uno sguardo all'interno dello spogliatoio, vedi magari delle cose che se oggi sono normali, perché oggi c'è la telecamera nello spogliatoio della Juventus o le telecamere nello spogliatoio, delle squadre NBA, quando ci sono i playoff o addirittura il microfono sulla giacca dell'allenatore. Nel 1998 eravamo lontani anni luce, quindi il tuffo dentro lo spogliatoio è una cosa di attualità che tu fai facendo un viaggio nel passato di 20 anni. Quindi io penso che sia questa la cosa bella, la cosa magica che ci fa anche a noi, come dire, spalancare gli occhi e ci sorprende davanti a questo. Mi fa piacere perché significa che, visto che l'hai citato, è un po' quello che ho cercato di fare io. Con Parigi 99, lì non è che ci sono anche dei personaggi che raccontano, ma ci sono delle immagini come se tu stessi vedendo accadere la scena in quel momento. Ecco, io sono uno di quelli che sostiene che la storia deve essere tutelata da chi l'ha vissuta, anche se nella nostra epoca, anche se noi abbiamo dei grandissimi narratori, non c'è niente come sentirsi raccontare la storia da chi l'ha vissuta e vederla con i tuoi occhi. Ecco, perché ti riporta esattamente lì. Dove eri, come nel caso del 98 o del 99. Alex, ti faccio qualche domanda, poi magari seguiamo il flusso delle domande che sicuramente arriveranno. Abbiamo un task force dedicata a raccogliere tutte le domande. Ci hanno solo chiesto su Facebook, quando abbiamo presentato il tuo intervento oggi, uno ha scritto: basta che non parliate di James Harden, quindi abbiamo solo questo veto. Non so perché, ma insomma non possiamo parlarne. Ok, quindi non c'è Benissimo. cosa parlare, ma ci hanno chiesto di cosa non parlare per ora. Comunque. Vedremo. Ale, giornalista, telecronista in generale, appassionato ovviamente di pallacanestro, hai scritto dei libri, hai fatto dei documentari, voglio dire, non ci si annoia mai, no? Però la tua vera grande passione, che mi hai confessato qualche anno fa, è quella per la radio, che ancora è lì, che bolle. Sì, è controversa perché io prima di fare questo mestiere sono uno di quelli che ha avuto 7 vite prima, no? E da una parte sono contento perché tutto quello che io ho fatto precedentemente mi ha poi aiutato a ogni piccola cosa l'ho ritrovata nel lavoro di oggi, che sia l'aver giocato o allenato a pallacanestro, oggi ne parlo, che sia. Lo dico, magari non tutti lo sanno, io per un periodo ho avuto un'agenzia di animazione e spettacolo, quindi organizzavo intrattenimento e animazione turistica. Quindi mi sono ritrovato a parlare col microfono spesso davanti a un sacco di persone, quindi nel momento in cui mi hanno messo un microfono, anche se fisicamente non avevo le persone davanti perché erano dall'altra parte della telecamera, è stato più facile per me. In quel periodo mi montavo io gli spettacoli a livello proprio di editing musicale e video, quindi quando poi sono finito a fare questo lavoro mi sono ritrovato anche quell'esperienza. Tra le varie cose che ho fatto, io ho fatto il DJ per diversi anni, nel senso non inteso come speaker radiofonico, ma quello proprio che mixava i dischi in discoteca. La musica è una mia grande passione, il mio sogno resta sempre quello di fare una trasmissione radiofonica perché il mio grande amore è sempre stata la radio. Avevamo anche fatto un esperimento qualche anno fa con Gammon e con Mauro Bevacqua, responsabile del sito internet NBA.com per Sky Sport Italia, e avevamo fatto questo esperimento di podcast che si chiamava Live from the Vault. Secondo me era anche discretamente riuscito, ma poi. Siccome siamo, come direbbe l'avvocato Buffa, tre gatti senza collare, se non è la tua prima, se non è la tua prima occupazione, diventa difficile nel tempo libero riuscire a organizzare un'attività così, soprattutto perché dovevamo organizzarla noi, pensarla noi, andavamo a registrare nello studio di Gammon, avremmo avuto bisogno di diciamo, un consulente esterno che ci mettesse insieme e ci dicesse andate lì quel giorno e fatelo, però. Il mio grande sogno nel cassetto è avere un giorno
una trasmissione radiofonica dove si possa parlare di sport o di pallacanestro e nello stesso tempo contaminare con la musica. Ale, visto che tutti questi capitoli sono ancora aperti, almeno quello delle scarpe, cioè quello della pallacanestro giocata, cioè le scarpette sono definitivamente appese, e in questo senso Marco Crespi, che ti ha cresciuto e allenato, cosa dice? Anzi, salutiamo Marco se ci sta guardando. Allora, mio malgrado, perché se fosse per me io sarei anche andato avanti. Io ho smesso due volte, ho smesso una prima volta nel 2004, che fu proprio quando io entrai in Sky, e siccome volevo proprio concentrarmi su questo nuovo lavoro, lo prendevo chiaramente seriamente perché era una grande occasione per me. Io giocavo, tra l'altro ero anche ancora nel 2004, io sono sempre stato un giocatore delle minors, però ero un giocatore di discreto livello delle minors. L'ultimo anno mi ricordo che feci l'All-Star Game della Serie C2, non mi ricordo di che girone. Quindi per me fu anche abbastanza doloroso rinunciare perché mi divertivo, me la cavavo ancora. Ho smesso per un po', dopodiché ho deciso di ricominciare a livelli infimi, quindi la prima divisione, la promozione, però pian piano avevo ripreso e fino a 2 anni fa sono andato avanti a giocare in un gruppo di una banda di sciamannati. Tutti ex giocatori, tra l'altro qualche anche collega illustre, non so, tipo Andrea Solaini di Eurosport, Mattia Ferrari, l'allenatore di Casale Monferrato, tanti ex giocatori di Serie C e B della zona di Milano del passato. Con loro ci si ritrovava, si giocava la partita, giocavamo il campionato WISP. Alla fine dell'ultimo anno, io mi ricordo che quando finivo di giocare avevo sempre un grande dolore, diciamo, all'altezza del bacino. Siccome in passato ho avuto problemi alla schiena, ho detto va bene, vado a rifare la risonanza che avevo fatto qualche anno prima dove avevo trovato delle protusioni. E una mia amica osteopata mi ha detto falla all'anca, non farla alla schiena. E quando l'ho fatta all'anca ho scoperto di avere un'artrosi. Quindi io ho giocato un anno con un'artrosi all'anca e quando gli ho consegnato la radiografia, la risonanza, lei che è fidanzata con un suo amico, il suo fidanzato è osteopata, anche lui fanno questo gioco dove si scambiano le risonanze e dicono, come dire, dimmi chi è questo, no? Dalla risonanza, allora so, guarda, dice uomo quarantenne sedentario oppure donna cinquantenne sportiva. Ecco, io dalla risonanza ero uomo settantenne sedentario per l'anca che avevo. Era il momento di smettere. Era, a quel punto io, siccome era una questione proprio fisica, perché stavo male fisicamente, avevo dolore fisicamente, a questo punto ho dovuto smettere, a mio malgrado, ma da una parte fortunatamente perché è stato l'unico modo per smettere, altrimenti probabilmente sarei andato avanti non so quanto tempo. Però sono in contatto col dottor Cortina, che tu conosci molto bene perché è il medico della vostra nazionale, che mi ha consigliato questo di provare con le staminali perché lui è in quel campo. Io stavo per andare dal dottor Cortina per provare questa cosa prima che scoppiasse tutto quindi c'ho sempre. Non è ancora detto. Non è ancora detto se il dottor Cortina mi rimette in piedi, potrei anche tornare sui campi. Dottor Cortina potrebbe farcela. Diamo un attimo di spazio a chi ci sta guardando. Innanzitutto, giustamente mi chiedono cosa sia The Last Dance, perché l'abbiamo dato un po' per scontato. È una serie che è uscita su Netflix questa mattina, i primi due episodi, che racconta l'ultima stagione di Michael Jordan con i Chicago Bulls e il sesto anello consecutivo, considerando le stagioni che ha giocato. Ci chiedono, il Toro 97 ci chiede come si fa a diventare telecronista. Come si fa? Mi piacerebbe quasi sviarla questa risposta perché è una delle cose che mi chiedono di più, tantissimi ragazzi mi scrivono, devo dire che io se riesco rispondo a tutti, cioè, anzi io cerco sempre di rispondere a tutti e molti mi fanno questa domanda, come faccio a fare il tuo lavoro, come faccio a diventare telecronista? La domanda più difficile, anche se è banalissima, perché io cerco sempre di spiegare due cose. Uno, che intanto noi siamo giornalisti e all'interno del nostro mestiere, nel fare i giornalisti, c'è il raccontare una partita attraverso una telecronaca. Lavorando in televisione è la cosa che facciamo magari più spesso, però anche all'interno di un racconto di una partita cerchi di fare un lavoro giornalistico, che sia dal punto di vista della statistica, dello spiegare come gioca una squadra, eccetera, eccetera. Mentre una volta veramente potevi
entrare a fare questo mestiere facendo il telecronista, perché una volta cercavano proprio i telecronisti, perché si è passati da una partita alla settimana a tre, e poi fino ad oggi che puoi avere anche 8 partite al giorno se le metti tutte insieme con l'Eurolega, l'NBA, e scegli tu. Quindi diciamo che provo a rispondere con: se vuoi provare a fare questo mestiere o se vuoi fare il telecronista, oggi puoi fare il gettonaro, veramente come il jukebox, che mettono dentro una moneta e esce una telecronaca. A me piacerebbe che ci fossero delle persone che invece abbiano voglia di fare i giornalisti. È difficile in quest'epoca, perché magari i giornalisti, come quelli che si intendevano una volta, non ci sono più. Sarebbe bello ritrovare quella cosa. E ad esempio anche nel fare un documentario, prendo sempre un'esperienza personale come quello di Parigi 99, dietro c'è un lavoro giornalistico enorme, che è fatto di ricerca, di memoria, di andare a recuperare le cose, di dialoghi con i personaggi, però è quello. Io sono quasi più affezionato a quella parte lì. Oggi, se mi dovessero chiedere, vorresti più, se devi rinunciare a fare il telecronista o a raccontare lo sport, tipo come il documentario di Parigi 99, io vorrei andare avanti a fare i documentari e racconti di sport di quel tipo, se proprio mi dovessero mettere la pistola puntata alla tempia. Poi, ovviamente, ho la fortuna di poter fare entrambe le cose, però parlare solo di telecronaca e solo di telecronista, secondo me, è molto restrittivo, e soprattutto per rispondere definitivamente, oggi non bisogna solo saper fare una telecronaca, oggi bisogna saper utilizzare gli strumenti, magari saper usare una telecamera, una reflex, un telefonino, avere un po' di fantasia, un po' di creatività, fare dell'editing personale, personalizzare un prodotto, pensarlo, pensare a come farlo e proporlo, non solo mettersi davanti a una telecamera e parlare. Ale, ti faccio altre due domande. Monti 87 ti chiede se preferisci commentare la finale NBA o la finale NCAA. Penso più in generale una partita NBA, una partita NCAA. E spera sempre, ci fa un'altra domanda, cioè Mannion, secondo te, è già pronto per l'NBA? Allora, la prima domanda, mi è capitato di commentare diverse finali NCAA. Una ho avuto anche la fortuna di commentarla dal posto, quella del 2014. Ho avuto l'incredibile botta di fortuna di essere al commento l'anno in cui Jenkins segnò quel tiro allo scadere. Ad oggi è l'unica finale NCAA decisa da un tiro allo scadere, assieme a quella di Lorenzo Charles del 1983. Forse ti direi più quella NBA per il palcoscenico, perché non mi è mai capitato di co commentarla, intendo come commento play by play, se non la gara 3 del 2010, che gentilmente Flavio mi lasciò, perché le commentavamo da Milano, e lui mi disse: la gara 3 falla tu. Quindi, se dovessi scegliere, forse perché l'ho fatto meno e perché mi incuriosirebbe di più, ti direi l'NBA. Mannion, allora. Abbiamo visto troppo poco. Una cosa posso dire: io sono anche andato quest'anno a Phoenix, a Tucson, ad Arizona, a intervistarlo per questo speciale che potete anche seguire se volete su Sky Sport, è anche on demand. Lo ricordiamo, è un ragazzo italiano, anche se è completamente americano, la mamma è italiana, lui è nato in Italia, a Siena, poi si è trasferito molto giovane negli Stati Uniti col papà e la mamma. Il papà è Pace Mannion, un grande ex giocatore del passato. E lui oggi è a tutti gli effetti un giocatore italiano, perché ha fatto anche le qualificazioni con noi, quindi a tutti gli effetti è italiano. Per quanto riguarda l'NBA, io dico sempre: bisogna vedere chi lo sceglie, chi lo allena, perché ci sono delle squadre che, quando arrivano a scegliere un giocatore, scelgono quello che a loro modo di vedere è il miglior giocatore rimasto in quel momento nel tabellone. Quindi loro dicono: per noi il migliore è Mannion, e lo prendono, anche se non gli serve. E invece ci sono delle squadre che dicono: no, no, io voglio proprio Mannion, perché penso che possa essere utile all'interno della mia squadra, all'interno del mio sistema. Quindi non sappiamo da chi verrà scelto e quale sarà la base di questo. Per quanto riguarda la nostra nazionale, io credo che lui abbia, questa però è una mia suggestione, forse più una speranza, un qualcosa di romantico, un qualcosa di speciale, perché lui è un ragazzo che gli hanno sempre detto: ma sì, ma tanto adesso a questo livello quando sale non ce la fa, ma sì, tanto a livello dopo non ce la fa, ma sì, tanto a livello dopo non ce la fa. E lui invece ha sempre dimostrato che ce la faceva sempre anche a livello dopo. Mi sembra un vincente, mi sembra uno che abbia un qualcosa dentro di diverso rispetto ad altri,
Poi la pallacanestro è uno sport di squadra e non lo puoi fare da solo, però io credo che sarà un punto di riferimento anche per la nostra nazionale nei prossimi anni. E in questo senso anche l'esordio, no? La partita che ha giocato con noi di qualificazione è stata confortante perché è entrato, pur essendo in Italia veramente da pochi giorni, e ha avuto subito un impatto immediato, no? Nonostante invece pensassimo che avrebbe incontrato qualche difficoltà in più. Hai eseguito, ne hai citati alcuni prima, hai eseguito tanti eventi, molto da vicino, a bordo campo. C'è una volta in cui proprio ti sei guardato intorno e hai detto: ma cioè, sono qua, sto raccontando questo? Allora, no, nel senso che magari quell'emozione me la tengo nel momento in cui arrivo sul luogo, no? Quindi magari il momento in cui, gli anni in cui abbiamo raccontato i Golden State Warriors alle finali NBA, proprio il momento in cui tu entri alla Oracle Arena, tieni presente che noi magari quasi sempre arriviamo 4-5 ore prima, quindi arrivi anche che è tutto deserto, che non c'è granché, quindi ci sono dei momenti in cui ti fermi e lo realizzi, però diciamo che io ho avuto la fortuna di rimanere sempre concentrato su quello che facevo e cercare di concentrarmi sul fare il miglior prodotto possibile e non farmi travolgere da questa cosa qua o non farmi condizionare, anche perché secondo me se poi ti fai condizionare da questa cosa, come dire, perdi un po' il punto di vista. Ma mi è capitato anche ad esempio con la nazionale, no? Negli ultimi anni abbiamo spesso seguito le vicende della nazionale. Devo dirti che un po' mi è capitato con l'ultima vicenda, quella che ha riguardato Kobe Bryant, che è completamente diversa, cioè finire catapultato su un aereo e a Los Angeles 24 ore dopo la sua scomparsa, ecco, quel mantenere il controllo e concentrarmi e chiedermi che cosa vorrebbero sentire le persone che sono a casa? Quali sono le cose che vorrebbero vedere? Come posso raccontare al meglio una cosa che loro non possono vedere perché sono qua? Però devo anche dirti che poi in quei momenti un minimo di sbandamento c'è stato e soprattutto quando tornavo indietro ho pensato, forse adesso non me ne rendo conto perché sta accadendo tutto, però magari fra 20 anni, quando ripenserò alla scomparsa di Kobe Bryant, mi ricorderò in maniera particolare del fatto che ero andato io a raccontare quella cosa e magari rivissuto a molti anni di distanza, ti accorgi di quanto poteva essere importante quella cosa. Però ribadisco, io cerco sempre di mantenere tutto sullo stesso livello, comprendendo che la scomparsa di Kobe Bryant è diversa raccontarla piuttosto che una partita di qualificazione europea della nazionale, ecco. Sì, posso solo immaginare, ovviamente eravamo tutti sconvolti e scossi nelle nostre rispettive case, tu eri allo Staples Center e quindi ci hai trasmesso molte sensazioni, ma immagino che quello che tu possa aver provato lì sia veramente difficile da descrivere, al di là di tutto. Insomma, credo sia stata per me una cosa complicata proprio giornalisticamente parlando, quella appunto di governare le proprie sensazioni e di cercare di raccontare quello che la gente sperava di sentirsi dire. Parliamo di nazionali, in particolare di due nazionali. Tu hai già detto che ci segui da qualche anno, nazionale maschile e anche femminile, nell'ultimo europeo. Parliamo soprattutto del 2015, in cui sei stato con noi praticamente dal primo giorno di raduno. Quello è stato un europeo a cui siamo tutti molto legati, è stato un europeo, incredibile, che, insomma, uno degli appuntamenti ai quali siamo più legati. Con due vittorie in particolare, con Germania e Spagna, che fatichiamo a dimenticare, e poi con un finale un po' amaro nell'overtime con la Lituania. In quell'occasione siamo andati veramente vicini, forse la volta che siamo andati più vicini, no? Ad arrivare in semifinale e quindi a raggiungere un grande risultato. Che ricordo hai di quell'estate? Ma io per me è particolare e speciale perché a proposito della passione, di quanto io sia stimolato a raccontare le storie di pallacanestro, quelle vere, reali, e raccontarle con la voce dei personaggi, fu l'anno in cui ci fu questo accordo in cui io mi proposi tramite Sky Sport, chiedendo alla nazionale di poter far parte dall'inizio alla fine della spedizione, proprio per seguire e per portare il più possibile la nazionale a casa degli appassionati. Quindi proprio io seguii dall'inizio della preparazione a luglio all'ultima partita. Quindi per me quell'europeo, quell'esperienza è stata la più particolare, quella veramente a cui sono più legato perché ho visto tutto quello che c'era da vedere. Tra l'altro,
cioè, legato a uno dei più grossi dolori della mia vita, perché quando qualche anno fa mi rubarono uno zaino con dentro una serie di cose che avevo, stavo per andare a fare una dimostrazione in un convegno, chiamiamolo così, e dovevo far vedere tutte le cose che avevo fatto. Avevo dentro tutti i dischi esterni con tutti i file originali, non avendo fatto il backup, lì sono scemo io, di appunto dell'Europeo del 2015, e tutti quei file sono andati perduti, a parte ovviamente le cose che sono andate in onda, però diciamo i file originali sono andati perduti e quella roba lì non... è una cicatrice che mi rimarrà per sempre, perché dentro avevamo decine e decine di ore di girato che magari fra 20-30 anni sicuramente avrebbero avuto un valore diverso. Sono d'accordo con te sul fatto che quella era la nazionale più pronta, più preparata, più attrezzata, e secondo me, soprattutto quella nazionale ci insegna come intanto ci vuole un po' di fortuna, perché conta anche quello di una manifestazione così, e di come spesso noi ci lasciamo andare al giudizio a seconda del risultato, che è normale, perché poi tu giochi l'Europeo per vincerlo, e noi eravamo andati con quella nazionale che sicuramente era la più attrezzata. Io ricordo, molti se lo dimenticano, alla fine del girone di andata Alessandro Gentile era il quinto miglior marcatore dell'Europeo dietro a Gallinari, Nowitzki, Gasol e Parker. Cioè, noi avevamo due dei primi cinque, i punti non fanno tutto, primi cinque realizzatori alla prima fase, fece 28 Ale nella partita contro Israele che ci portò poi a giocare contro la Lituania. Quindi era veramente, io non dimentico Andrea Bargnani, che secondo me col fatto che poi ha smesso, col fatto che è sempre stato magari un personaggio un po' controverso, ragazzi, Andrea Bargnani non era un vero 5, perché non è che giocava, non era Gasol, quello che si metteva sotto canestro, tirava più da fuori, però noi avevamo un giocatore che faceva 20 punti solo allacciandosi le scarpe, quindi la forza di quella squadra era incredibile, e veramente basta che tu non perdi un pallone o fai una cosa diversa su una giocata piuttosto che un'altra e sei in semifinale con la Serbia, e poi magari fai la partita della vita come è successo alla nazionale del 2004 in semifinale con la Lituania ad Atene. Quindi veramente una serie di coincidenze, e sulla base appunto di, io la semplifico molto, di una palla persa, di un canestro sbagliato, siamo qua a dire è stata una nazionale iper deludente, oppure se avessero vinto, se fossero arrivati in finale, guarda che bella nazionale, che forte. Secondo me dobbiamo rispettare e analizzare, verificare, dire il valore di quella nazionale era quello, con un pizzico di sicuramente capacità, ma anche di fortuna poteva andare diversamente. Però quella è stata veramente una grande squadra. Ale, quell'anno è uscito anche il libro che hai scritto con Marco Bellinelli, su Marco Bellinelli, no? 2015, se non sbaglio. E com'è nata l'idea? E soprattutto la mia sensazione è che dopo quel libro Marco si è ancora uscito fuori di più come personaggio. Che non che prima avesse delle difficoltà, però mi sembra che poi dopo l'uscita di quel libro sia diventato ancora più personaggio, sia stato ancora più facile conoscerlo. Ma allora, è nato con Marco che semplicemente dopo il titolo con San Antonio del 2014 ha voluto scrivere la sua biografia e mi ha chiesto se volevo dargli una mano a farlo, semplicemente quello, quindi mi ha fatto molto piacere, gli ho detto che per me andava bene, e quindi il progetto, diciamo, è nato così. Secondo me Marco è molto migliorato, ma non per merito del libro. Sicuramente il libro avrà fatto in modo che lui si aprisse, sì, in una maniera diversa, che provasse magari anche a approfondire tutto quello che aveva fatto fino a quel momento nella sua carriera, nella sua vita. È molto migliorato per meriti suoi, cioè lui ha anche dopo tutti questi anni di NBA, perché rimanere così tanti anni in NBA a quel livello non è facile, quindi ha anche acquisito una sorta di sicurezza in se stesso, una personalità tale. Io veramente ho avuto la fortuna di seguirlo proprio nel suo percorso, ma non perché lo abbia, ovviamente per certi versi l'ho dovuto fare perché fa parte del mio lavoro, ma veramente delle volte sono state delle coincidenze incredibili, per cui nel 2007, quando lui debuttò, Nike mi invitò come Sky Sport per raccontare il suo debutto, e quello fu casuale.
come fu casuale, che ero in aggiornamento professionale quando giocarono la partita di tre italiani a New York, Bargnani, Bellinelli e Gallinari, tra l'altro una partita che Marco non giocò perché aveva l'influenza, e così come fu quasi casuale che noi ricominciammo a seguire le finali NBA dal posto nel 2014 quando lui vinse il titolo. E infatti lui, quando mi propose di scrivere il libro, me lo giustificò così, cioè dire: non è una cosa che abbiamo scelto, ma come dire, io se vedo il percorso, tu, bene o male, per coincidenza c'eri sempre, no? E quindi, avendolo conosciuto così tanto, ti garantisco che lui ha fatto, come è normale che sia nello sviluppo di ognuno, della persona, proprio dell'individuo, ha fatto un miglioramento incredibile, e proprio lo vedi nella comunicazione, come magari una volta faceva più fatica a rispondere alle domande, magari era più, magari non voleva rispondere alle domande, magari invece adesso è veramente piacevole parlare con lui, lo è sempre stato, ma proprio è il primo lui che ha cambiato questo suo modo di approcciarsi, e ha anche una curiosità diversa all'interno di tutte le cose che fa. Io credo che sia soprattutto esclusivamente merito suo. A proposito di questo, Alessio ci chiede, secondo te è bello tornare in Italia? Allora, secondo me Belli deve cominciare a ragionare che cosa vuol fare da grande, per non dire da vecchio, perché da vecchio, vecchio non lo è, se non cestisticamente. Allora, Marco è uno che nella sua testa non accetterà mai di non appartenere all'NBA, ma anche quando avrà 45 anni, se sarai con lui a San Giovanni in Persiceto a bere un crodino, ti direbbe: ma guarda che io, se io volessi, oggi giocherei ancora in NBA. E questa è la cosa che lo ha aiutato e lo ha portato, secondo me, a fare delle cose straordinarie in una lega difficilissima, in un ruolo come quello suo del numero 2, in cui la concorrenza è agguerritissima, perché sai, quando sei 2,10 m o 2,15 m e hai certe caratteristiche, il fisico un po' ti aiuta. Lui è 1,93 come una marea di tanti altri, certo che è stato baciato e aiutato dal talento. Quindi lui, prima che di non accettare di non far parte più dell'NBA, lotterà tantissimo, perché nella sua testa lui appartiene e apparterrà sempre all'NBA. Ma secondo me, anche per il discorso che è stato fatto in precedenza su quanto lui sia maturato, quanto lui sia cresciuto come persona, è possibile che debba arrivare a un certo punto in cui debba pianificare il suo futuro, e siccome l'NBA sta diventando sempre più fisica, è normale che debba anche contemplare il fatto di magari chiudere la sua carriera o fare una parte finale della sua carriera non nell'NBA. Attenzione, perché quest'anno, cioè quello che arriverà, non sappiamo quello che sarà il futuro, ma con un possibile abbassamento del salary cap, per il mancato introito di questa stagione, che è cominciata all'inizio dell'anno con diciamo, lo scioglimento dei contratti con la Cina per tutto quello che era successo col tweet di Daryl Morey, quindi l'NBA incasserà meno, avrà meno soldi da spendere. Secondo me lui potrebbe diventare un giocatore di nuovo con mercato, perché se le squadre non hanno troppi soldi da spendere, Marco ha un target, diciamo, contrattuale non altissimo, allora improvvisamente potrebbe tornare ad essere un giocatore interessante per più squadre. Okay. Chiudiamo con le ultime due cose, in particolare le due cose delle quali ti sei occupato recentemente. Abbiamo parlato prima della nazionale del 2015, parliamo adesso quella del 99. Abbiamo visto recentemente il bellissimo documentario che racconta quella medaglia d'oro vinta a Parigi nel 1999. La mia curiosità è, tu ovviamente da boscia al magazziniere hai parlato praticamente con tutti. E credo che al di là del fatto che andava raccontata una medaglia d'oro, hai intercettato tutta una serie di storie anche umane, immagino molte delle quali neanche delle quali fossi a conoscenza. E quindi mi chiedo quanto work in progress, se e quanto quello che avevi in mente di fare, il prodotto che avevi in mente di fare, si è modificato intercettando tutte queste storie, perché poi parliamo anche di uno spogliatoio, di una squadra fortissima, ma anche un po' delicato, no? Cioè, con tante cose da mettere insieme, dal caso Pozzecco in avanti. Allora, diciamo così, io quando sono partito l'intenzione era, l'idea ce l'avevo, quindi di farmi raccontare questa cavalcata da chi l'aveva vissuta. È ovvio che non poteva essere solo il racconto dell'europeo. Perché questo? Perché che l'Italia avesse giocato l'europeo, perso con la Croazia, vinto con la Germania, eccetera, eccetera, battuto la Jugoslavia, bene o male lo sapevamo tutti. Magari il come
questo era successo, era un po' più difficile. Quindi l'idea era quella di provare a, mettiamola così, conoscevo delle storie, speravo di tirarle fuori e ci sono riuscito in parte. Alcune storie mi sono arrivate, mi sono letteralmente cadute addosso, cioè mentre io facevo le interviste, te ne cito una. Il racconto di Carlton Myers sull'ultimo timeout che fa Boscia contro la Jugoslavia, quella è una cosa che io, ma parlandone anche con i suoi compagni di squadra, quasi nessuno, se non uno o due, si ricordavano. Poi, sai, io dico sempre, l'ho detto sempre anche a loro, questi hanno giocato un sacco di partite di alto livello, è vero che quello europeo ti resta nel cuore, però mentre per noi quella partita con la Jugoslavia è una roba enorme, ce la ricordiamo. Uno come Galanda, una partita di quell'importanza, magari l'ha giocata altre volte nella sua carriera tra Eurolega, campionato e Olimpiadi. Quindi è difficile per loro ricordare esattamente quel momento come magari lo abbiamo vissuto noi da tifosi, che poteva essere il momento più alto per noi come tifosi. Quindi diciamo che ho avuto la fortuna che qualcosa mi è caduto addosso, altre mi sono arrivate parlando con tutti i protagonisti, in particolare i colleghi giornalisti, ad esempio, che mi hanno dato la possibilità di approfondire la parte relativa, ad esempio, a quella famosa diatriba che ci fu tra Tanjevic e i giornalisti. Quindi l'idea era quella di, il percorso era l'europeo, ma all'interno del percorso l'esclusione di Pozzecco, Myers che probabilmente è cambiato durante il percorso, il rapporto tra i due Meneghin, che è sempre stato molto particolare, ma non è mai stato esplicitamente raccontato dai due. E sono molto contento di essere riuscito a fare in modo che loro si aprissero, in particolare Dino, che ha per la prima volta forse parlato del suo rapporto con Andrea in un certo modo, fino ad arrivare proprio al racconto finale, con ovviamente anche cose divertenti, tipo Tanjevic che non si accorge che i ragazzi non sono rientrati prima della finale con la Spagna, per cui da fuori di matto. Ecco, sentito raccontare da loro è incredibile. Tieni presente che io ho fatto 36 ore di girato. Per fare la versione quella più lunga è quella da 1 ora e 4 minuti, che è quella dell'on demand di Sky. Vuol dire che ci sono 35 ore o 34 ore, qualcosa che sono lì. Fortunatamente queste non le hanno ancora rubate. Esatto, Quindi. queste le abbiamo ancora, perché ora sappiamo che sul 2015, tra una decina d'anni, uscirà un documentario non fatto da te, però almeno Esatto. saprai nelle mani Quando di chi vedrete sono. quelle immagini scopriremo chi è il ladro. The Last Dance, insomma, applicato sulla nazione italiana. Ultima cosa, il tuo libro scritto con Miki Pettene, Basketball Journey, anche lì la conferma che ti piace raccontare il quotidiano, la cronaca, le partite, le statistiche, però poi la tua voglia, la tua missione è un po' quella di raccontare delle storie, storie di pallacanestro nello specifico. Sì, guarda, io non amo tantissimo scrivere e devi proprio convincermi a farlo. Io preferisco molto di più raccontare le storie con i video tipo Parigi 99 o quello che faccio in televisione. Infatti, Basketball Journey, il progetto originale, era documentaristico. Poi è diventato troppo complicato farlo. Allora, siccome inizialmente si era detto lo facciamo documentaristico, ma per approfondire le storie che vogliamo raccontare, possiamo mettere un libro d'appoggio, così chi vuole approfondire la storia la legge lì. Alla fine è rimasto solo il libro, perché c'era questo personaggio, tra l'altro legato alla pubblicazione della biografia di Marco Belinelli, che da qualche anno mi continuava a dire: dai, ma perché non scrivi qualcosa? Perché i libri di basket la gente li vuole, si leggono, eccetera, eccetera. Gli ho detto: guarda, se vuoi. Io voglio scrivere, se vuoi scrivere, che si scriva qualcosa, è questo, che sostanzialmente è un tributo a James Naismith, è un ringraziamento, un viaggio di pellegrinaggio per ringraziare quello che ha fatto Naismith, ovvero ha inventato la pallacanestro, una cosa che ha cambiato la vita mia, tua e di milioni di altre persone. E quindi quello voleva essere. Ovviamente l'editore, che è anche un editore importante come Rizzoli, come tutti i grandi editori molto commerciali, voleva che noi magari stessimo più sull'NBA, i grandi personaggi. No, perché tanto di quelli si conosce vita, morte e miracoli oggi. Noi vogliamo riandare proprio alle radici del gioco e passare da quegli incroci dell'America dove il gioco si è sviluppato, quindi dai racconti dei licei dell'Indiana degli anni 50 alle rivalità del college basket. Come è nata la pallacanestro, dove oggi è sepolto Naismith, che secondo me tutti una volta nella vita dovremmo andare a trovarlo se siamo appassionati di basket e ringraziarlo. Se
fino ad arrivare al titolo dei Toronto Raptors, che è stato l'epilogo che non pensavamo di dover fare. Infatti, è un secondo epilogo, perché se la pallacanestro la inventa un canadese e poi una squadra canadese vince il titolo NBA per la prima volta, era la chiusura del cerchio perfetto. Quindi abbiamo chiuso con quello. E l'idea era di provare a raccontare delle storie che magari non erano mai state raccontate in una certa maniera, e per far capire come questo sport è diventato quello di LeBron James e di Stephen Curry oggi, ma da dove si è passati per farlo diventare così. Ok, Ale, grazie mille. Alla fine della prima diretta con Matteo Zeretti gli abbiamo chiesto di farci vedere uno scorcio di Manhattan. E a te chiedo, i gatti dove sono? Allora, i gatti sono, uno è lì che dorme, Biggie, lo vedete, quella palla Ok, nera. E ok. l'altra credo che vada a dormire di là sul letto a castello di mia figlia, quindi la lasciamo dormire. Anche loro. Benissimo. Grazie mille Alessandro, grazie infinite davvero per questa chiacchierata, per averci fatto compagnia e speriamo di Grazie. rivederci presto. Grazie a voi. Grazie Ale. Bene, finisce qui la seconda chiacchierata nell'ambito dell'iniziativa del Ministero Sport e Salute Distanti ma Uniti. Avremo altre due dirette questa settimana, vi faremo sapere meglio nelle prossime ore i protagonisti. Intanto, grazie per essere stati con noi.